Oggi siamo in collegamento con Maurizio Scarpa, componente del direttivo nazionale della CGIL, dirigente di lungo corso del sindacato della CGIL. Maurizio Scarpa e altri componenti del direttivo nazionale della CGIL hanno presentato un documento ancora nel novembre scorso, dal titolo significativo La CGIL che non c'è, anche perché Maurizio, viene dalla storia della componente di sinistra della CGIL e in particolare dell'esperienza dell'ultimo congresso della CGIL che vogliamo. Ma prima di entrare nel merito del documento e dell'assemblea che ci sarà il 1º febbraio, vorrei chiedere a Maurizio Scarpa di presentarsi perché la sua storia sindacale, è importante anche per capire le scelte e il significato dell'assemblea del 1º, di febbraio prossimo. Ma la mia storia è una storia appunto tutta interna alla CGIL. Io ho cominciato appunto tanti tanti anni fa da delegato di posto di lavoro con le autoconvocate e poi ho iniziato la mia esperienza di dirigente sindacale che è continuata per 22 anni fino a 2 anni fa, dove poi sono rientrato nel mio posto di lavoro. Ho ricoperto parecchi incarichi, l'ultimo è quello di segretario nazionale della FILCAS, dopodiché sono rientrato, come ho detto, al lavoro e oggi ho questo incarico di vicepresidente del direttivo, che è un incarico peraltro onorifico, non certo di direzione politica. Però certo, la mia storia, come hai detto tu, e di cui sono orgoglioso, è tutta interna alla CGIL. Tutto interna di CGIL, ma anche di battaglia politica dentro la CGIL, non solo con la CGIL come secondo me appartenenza, ma anche dentro la CGIL, in senso del tentativo di condizionare la politica interna di questa organizzazione. Ma certo, una posizione critica rispetto a quella che è stata la strategia seguita dalla maggioranza, che però ha avuto sempre la presunzione di poter incidere nella discussione e dall'altra parte c'era un ascolto, ovviamente per quello che poi permettono le dialettiche tra maggioranza e minoranza dentro un'organizzazione. Però certo, la battaglia per cui che ho condotto dentro la CGIL è stata proprio quella di cercare di mutarne radicalmente quella che era la sua strategia interna, che noi come sinistra sindacale, d'alternativa sindacale, fino alla CGIL che vogliamo, abbiamo cercato di combattere. E dentro il vostro documento di novembre, che è un documento che avete scritto nel momento in cui partiva il congresso, l'attuale congresso della CGIL, c'è un bilancio piuttosto duro sull'esperienza della componente, la CGIL che vogliamo, e appunto addirittura il titolo del documento è la CGIL che non c'è, la volevamo in un certo modo, non c'è come la volevate, insomma, chi era sostenuto la battaglia interna a CGIL, ma soprattutto c'è una riflessione sulla utilità stessa del congresso attuale della CGIL. È di questo che parlerete il 1º febbraio? Sì, tu hai colto bene questo aspetto, la continuità tra un'analisi che c'era in quel documento, la CGIL che vogliamo, il titolo era già un percorso, al fatto che quella battaglia si è persa e oggi proprio si è persa la natura stessa della CGIL che noi abbiamo creduto di poter indirizzare verso una maggior rappresentanza del mondo del lavoro. Certo, il congresso dove il problema è che è un congresso che non sta discutendo, non fa un bilancio, è un congresso dove si è tentato di sopire quelle che sono le differenze e poi sono esplose 30 secondi dopo e quindi il problema è andare oltre il congresso. Noi stimiamo molto i compagni che stanno facendo questa battaglia congressuale e li abbiamo aiutati con le nostre firme a poter andare dai lavoratori a chiedere il parere rispetto a quello che è stata la strategia della CGIL e i risultati di questi ultimi anni. Purtroppo però il congresso è tutta un'altra cosa, non sta divenendo, non è il luogo vero della discussione, come abbiamo visto, rimangono esclusivamente i gruppi dirigenti che sono ormai, voglio dire, ben definiti nel loro orientamento politici. Con questa nostra iniziativa vogliamo fare un po' il salto del cavallo, bypassare il congresso e andare direttamente a una discussione
con tutti coloro che sono interessati a una rinascita del sindacato confederale del nostro paese. E che ricordiamo che nel congresso della CGIL sta avvenendo che appunto l'ex sinistra, in particolare la componente della FIOM, prima della rottura, insomma, ultimissima tra Landini e Camusso, aveva deciso di sostenere il documento unitario Camusso-Landini con alcuni emendamenti su alcuni punti del documento, e mentre una piccola minoranza, anche grazie al vostro sostegno, diciamo, in direttivo nazionale, è riuscita a presentare un documento che è il documento Il sindacato è un'altra cosa, con Giorgio Cremaschi e i compagni della ex rete 28 aprile, e che stanno facendo una battaglia interna anche cercando i voti dentro il congresso. Voi dite la CGIL nel vostro documento non è più scalabile, non è più una struttura in cui i gruppi dirigenti possono essere messi in discussione. La CGIL è uscita dal suo modello storico di sindacato di classe, di conflitto, e ha assunto un modello sindacale e una subalternità addirittura al patronato, oltre che alla politica, in particolare alla politica del Partito Democratico. I vostri giudizi sono molto molto duri sulla deriva di questa organizzazione. Si parla anche di cambio genetico, quando si usano questi termini anche nella storia della sinistra, diciamo, è abbastanza definitivo il giudizio sulla struttura, sul cambiamento della struttura in cui si stava militando. E io chiederei a te di approfondire in particolare due questioni: perdita della CGIL di autonomia dalla politica, dal patronato, connessa anche alla questione dell'indipendenza economica. Voi dite gli iscritti non contano neanche, perché il sindacato non vive nel sostegno degli iscritti, e poi magari approfondiamo anche la questione della presenza del sindacato nei posti di lavoro. Sì, allora, il problema è, voglio dire, la questione del cambio genetico, come hai detto tu la parola è pesante. Però noi abbiamo sempre avuto due modelli di sindacato in Italia, quello proposto dalla CISL e dalla UIL, che era una sorta di patronato dove quello che contava era la tutela, non la rappresentanza del mondo del lavoro, cioè erano altri che decidevano le politiche e poi tu bene o male, quando andava bene, controllavi che fossero applicate bene. La CGIL ha sempre rifiutato questo modello, la CGIL diceva noi dobbiamo rappresentare i lavoratori, dalla condizione lavorativa quotidiana fino alla legislazione di sostegno del mondo del lavoro, e quindi intervenendo come soggetto autonomo nel dibattito politico e non delegando nessuno. Punto primo, hai toccato tu l'autonomia del partito, cioè ha perso questa autonomia. Oggi la CGIL deloga un partito politico alla rappresentazione politica di quello che è il proprio soggetto, cioè il lavoratore. E con quello che abbiamo visto, poi la linea del PD è quella che è un'accettazione nei governi di larghe intese, di quelle che sono le centralità del capitale e della finanza, e quindi questa perdita, poi voglio dire, la vicenda Epifani è stata plastica, insomma, è evidente a tutti come è stato un collegamento, una cinghia di trasmissione, fra l'altro con una cosa abbastanza, che il grande, che è la CGIL, che si adegua al piccolo che è il PD, insomma, quindi anche una cosa abbastanza, questa perdita anche di valore, del senso di sé, che invece la CGIL, l'orgoglio anche che sempre ha avuto la CGIL. Quindi questa perdita d'autonomia è grave perché già segnala una perdita di rappresentanza. Ma la cosa più grave è che si è accettato il fatto che non è più centrale il consenso dei lavoratori, per due motivi. L'accordo sulla rappresentanza ne è l'esempio, c'è un accordo che non c'è obbligo di andare al suffragio universale tra tutti i lavoratori per misurare il consenso né dei sindacati né degli accordi, una sigla sindacale può mettere il veto su qualsiasi elezione della RSU e quindi rimandano la RSA, che significa la cooptazione dei gruppi dirigenti da parte delle segreterie, ma ancora prima il fatto che si accetti sostanzialmente di dipendere economicamente dalla firma dei contratti. Qui il problema è che pochi sanno che molte delle risorse
dei sindacati, in particolari categorie come la mia, da provengo, la Filcams, oppure ma anche la Stalcanici, hanno delle quote rilevantissime che arrivano se si firma il contratto. Se non si firma il contratto non arrivano più queste risorse economiche. Beh, è evidente che questo anche le scelte politiche. Quindi tutto un castello che si è venuto da determinare, ma ancora al cuore, cioè la cosa vera è quella che dicevo prima, non c'è più la centralità del consenso dei lavoratori come modello, fino appunto ad arrivare al fatto che le tessere sono una e non la maggioritaria dell'ingresso economico che ha il sindacato. Ora, tutte queste cose, ovviamente dette a spot, perché qui non possiamo fare, cioè, tutti i temi che abbiamo trattato nel documento e che tratteremo all'Assemblea, però questi elementi che tu hai toccato, che io ho cercato di spiegare, il problema della perdita di autonomia dal Partito Democratico, la perdita di autonomia economica da parte dei padroni, la perdita di autonomia politica nel decidere o meno se un contratto va bene sulla base esclusivamente degli interessi dei lavoratori, e poi appunto tutto condito da una scelta politica generale di accettazione di quello che è l'impostazione economica neoliberista nel momento in cui si accettano i vincoli imposti dall'Europa, in particolar modo la parità di bilancio in Costituzione, che è quanto di più lontano ci sia dalla rappresentanza degli interessi dei lavoratori. Voi, in conclusione di questo nostro ragionamento e del vostro documento, individuate due problemi enormi: la mancanza di rappresentanza politica da tempo, dite, e sociale da meno tempo, ma insomma attuale, del lavoro, e di conseguenza farete delle scelte anche definitive nella relazione con la CGIL, però per fare cosa? Per come poter contribuire a risolvere a questa fondamentale questione, che è la rappresentanza del mondo del lavoro, che l'ABC, l'elemento appunto genetico, dovrebbe essere l'elemento genetico di ogni sinistra, e tanto più di una sinistra che vorrebbe cambiare il mondo e la società. Evidente, credo che sia in atto una svolta autoritaria nel nostro paese, e non da oggi, è un percorso che nasce da lontano, qualcuno addirittura lo pone dentro il programma della P2, insomma, se lo si rilegge si trovano dentro tante delle cose che stanno accadendo oggi. Ma è evidente che questi due elementi, ci sono poi degli elementi che diventano anche simbolici, dei passaggi simbolici, la legge sulla rappresentanza da un lato, che di fatto diventa una dittatura delle minoranze che possono imporre alla maggioranza dei lavoratori accordi senza che questi si possano organizzare per contrastarli, e dall'altro la vicenda della legge elettorale, dove non si interessa che il 50% ormai di cittadini non va più a votare, ma si cerca di controllare anche quel 50% che va a votare, togliendo lo spazio a maggioranze che intendono organizzarsi per contrastare il governo. Io in qualche occasione ho detto che siamo al partito unico diviso in due, ma cioè, se non un partito unico, un pensiero unico sicuramente ormai sta dilagando in questo paese. Allora, di fronte a questo, cioè, qualsiasi ipotesi reale di contrastare questo pensiero unico è ridare rappresentanza al mondo del lavoro, e per fare questo bisogna tornare nel mondo del lavoro. Oggi la sinistra sociale e politica è espulsa dal mondo del lavoro, cioè da anni ormai non c'è un collegamento reale tra ciò che succede all'esterno e quello che succede all'interno. Faccio un inciso, tra l'altro non so se ci rendiamo conto, ma abbiamo meno diritti quando siamo al lavoro di quando siamo in strada come cittadini. Sei più sudditi che cittadini dentro il posto di lavoro, perché non si ha più il diritto del controllo della propria prestazione lavorativa, quindi la propria vita è completamente in mano all'impresa. È una cosa veramente incredibile, addirittura anticostituzionale se ci pensiamo bene. E da questo qualsiasi domanda che vuole porre una rinascita di una rappresentanza del mondo del lavoro non può che partire da un'organizzazione dentro il posto di lavoro.
Io sono uno di quelli che pensa che oggi la sinistra rinasce se rinasce un sindacato dentro il posto di lavoro. La CGIL, purtroppo, e per questo anche le nostre scelte radicali, crediamo non rappresenti più questo progetto. Proprio va in un senso completamente diverso e oggi dobbiamo ricostruire questa rete di delegati, di dirigenziali, dei posti di lavoro che rifaccia rinascere il sindacato confederale di questo paese. L'unica forza che oggi può tornare dentro i posti di lavoro è il sindacato, quindi bisogna partire da lì. Se noi riusciamo a rientrare nei posti di lavoro con una rappresentanza politica e sociale, forse, non è neanche certo, può rinascere una sinistra politica anche nel paese. Se non rientriamo nei posti di lavoro come movimento, voglio dire, quello che movimento della sinistra, movimento sindacale, è certo che non rinascerà neanche una sinistra politica. Per concludere, quindi voi vi incontrate per fare un atto quasi in contrasto con tutta, che può sembrare in contrasto con la tua storia politica. Tu dici, abbiamo sempre fatto scelte che non volevano essere minoritarie, anche quando erano di minoranza. Adesso uscire dalla CGIL è un modo di non essere minoritari, cioè nel senso chi resta nella CGIL in fondo accetta di restare in un'organizzazione dentro cui non si può più fare quella sfida di cui ci stavi dicendo, cioè la ricostruzione di una funzione di rappresentanza del conflitto della sinistra sindacale e della sinistra politica. Sì, allora, infatti hai colto nel segno, nel senso che apparentemente potrebbe essere in contraddizione. Io penso di no, e la così. Io per una vita ho combattuto perché pensavo che la CGIL, a differenza di altri compagni e compagne, fosse riformabile, fosse, tu hai usato la parola scalabile, cioè che la mia battaglia non fosse fine a se stessa di pura testimonianza. Certo, io ero minoranza ma non ero minoritario, perché mi ponevo il problema di diventare maggioranza. Ecco, io credo che oggi io questa battaglia l'ho persa, io come tanti altri compagni, tutta la sinistra che l'ha persa, adesso ognuno si può collocare dove vuole, ma questa battaglia l'abbiamo persa, punto. E allora quando si è sconfitti bisogna anche prendere atto, e se non si vuole tornare a casa a fare i pensionati bisogna vedere come muoversi. Il sindacato è uno strumento, non è il fine, il sindacato è una casa, uno strumento per arrivare all'obiettivo di difendere gli interessi dei lavoratori. Io credo che questa strada dentro la CGIL non sia percorribile. Hai ragione quando dici, oggi stare in CGIL è accettare la logica della testimonianza. Il diritto di tribuna te lo regalano, nel direttivo puoi dire, ma non sei ascoltato. E in un'organizzazione in cui non sei ascoltato, sei un corpo estraneo. Io non voglio essere un corpo estraneo nella mia organizzazione. E quindi saluto questa organizzazione. Non sarà la mia nemica questa organizzazione, io vorrò tenere dei ponti levatoi con tutti, perché comunque rimane una grande organizzazione di massa, ma penso che dobbiamo costruire un'altra organizzazione di massa, partendo anche da posizioni oggi numericamente minoritarie, ma non politicamente minoritarie, perché se ci poniamo il problema di rientrare nei posti di lavoro, non si può essere minoritari, perché è la gente che poi ci chiederà conto di cosa facciamo. Io penso che questa possibilità c'è, la domanda di rappresentanza c'è, il disorientamento c'è. Il problema, se posso chiudere con una chiosa, il problema è che la gente vive il proprio disagio, basta parlare con qualsiasi persona. Il problema è che molto spesso, a differenza degli anni 70, le persone non colgono la connessione tra il proprio disagio e le cause che provano questo disagio, e molto spesso scelgono la strada dell'individualismo o della protesta, del vaffa. Noi dobbiamo essere la cosa diversa, quella che coglie il disagio, gli dà rappresentanza collettiva, e da lì rinasce una dimensione collettiva dentro cui c'è la sinistra. Noi abbiamo perso, la sinistra ha perso, perché ha vinto culturalmente il capitale costruendo una società individualista. Ecco, il sindacato oggi ha il compito prioritario di costruire questa dimensione collettiva. La CGIL non lo fa più. Io penso che una nuova organizzazione, anche le organizzazioni esistenti che si danno però un concetto di confederalità, di uscire da una logica solo della rappresentanza materiale, ma invece una rappresentanza complessiva degli interessi dei lavoratori, possa essere
il seme che rilancia questo progetto enorme, ma di cui non ci sono scorciatoie. Le altre sono solo, come si può dire, la riproposizione di strade che ci hanno portato praticamente alla situazione attuale. Ringraziamo Maurizio Scarpa e ricordiamo che chi volesse confrontarsi con lui, con Franca Peroni, con tanti altri firmatari di questo documento, la CGIL che non c'è, potrà farlo il 1 febbraio al Centro Congressi Cavour. Tutto il giorno c'è un momento di approfondimento e anche di scelta, scelta difficile, scelta sicuramente che farà discutere, come quella di Maurizio Scarpa. Grazie Maurizio, sentiremo quali saranno le vostre scelte e seguiremo con interesse il vostro percorso.